Professor De Masis, lei è l'ordinario più giovane d'Italia. Sicuramente ricorderà bene il suo percorso scolastico, visto che siamo comunque in una scuola di capitanata. Com'era il giovane professore? Allora, sì, ricordo bene assolutamente questa cosa. Io in realtà, come probabilmente sapete, sono rientrato in Italia da poco. È stata, come dire, un percorso, non posso nascondere, difficile, però che mi ha dato e mi continua a dare tante soddisfazioni, soprattutto in riferimento alla materia di cui mi occupo, che è il family business, ossia la gestione delle imprese familiari. Sicuramente lei diceva che 3 generazioni bastano per distruggere quello che si è costruito da una famiglia per quanto riguarda un'azienda. Come fare a ovviare a questo problema, a questa criticità? Allora, queste sì, chiaramente sono le frasi comuni, purtroppo supportate dalle statistiche nazionali. Ci sono tante cose che possono essere fatte, nel senso che fortunatamente la letteratura scientifica, quindi lo stato delle conoscenze, è avanzato parecchio. Una delle cose importanti è ad esempio quella di non considerare la successione come un tabù, ma affrontare il tema, discutere la tematica e in molti casi consiglierei assolutamente anche di pianificare, perché la successione è un grande momento di cambiamento nella vita e nell'impresa che va pianificato nel tempo. Poi ci sono una serie di best practice che possono essere adottate, come ad esempio definire criteri di ingresso nell'impresa per i nuovi potenziali successori, criteri di selezione obiettivi ed espliciti e formalizzati. Spesso conviene coinvolgere terze parti che sono garanti proprio per loro stessa natura di obiettività, coinvolgere nei processi di selezione, ovviamente intervenire in attività di training e formazione dei potenziali successori. Esistono diverse best practice che possono essere messe in atto e che, laddove sono messe in atto, diciamo, aumentano le probabilità che la successione generazionale avvenga con successo. Sicuramente la formazione svolge un ruolo importante, quindi appunto l'importanza che ha un docente poi nella formazione del giovane. Sì, in un'economia del sapere la formazione direi che è un elemento fondamentale del vantaggio competitivo di un individuo, di un'organizzazione, di un gruppo di individui, quindi diventa sempre più importante. Quindi questo da un lato, diciamo, mi onora, visto il mestiere che faccio, nello stesso tempo credo che a noi professori universitari ci dà anche delle grandi responsabilità, perché comunque viviamo in un'era, in un contesto in cui sempre di più la formazione giocherà un ruolo fondamentale per il successo. Lei parlava appunto del suo rientro da poco in Italia. Cosa ne pensa della fuga dei cervelli? Penso che non dobbiamo scandalizzarci per il fatto che degli italiani decidano di trascorrere dei periodi di carriera all'estero, poi magari ritornando. Penso chiaramente che sia un grande danno anche economico a livello di paese il fatto che purtroppo esportiamo delle persone dopo averle formate. Io credo che dovremmo iniziare a guardare alla cosiddetta fuga dei cervelli non tanto come una fuga, ma come magari un percorso che diventerà sempre più internazionale, fatto di persone che usciranno, faranno esperienze all'estero, poi rientreranno. Ai miei studenti, nei miei corsi di laurea, dico sempre: cercate, anche se deciderete di trascorrere l'intera vostra esistenza in Italia, comunque cercate comunque di viaggiare molto, di visitare molto l'estero e quindi di avere delle esperienze all'estero. Quindi ovviamente a livello di paese e quindi di bilancio economico del paese è un problema. Spero davvero che la tendenza si riduca o, come dicevo, che diventi un percorso, un itinere. A me piace, cioè, non è più così tanto sensato ragionare come cittadino italiano, cittadino tedesco, cittadino inglese. Secondo me siamo tutti cittadini del mondo, viviamo in un paese stupendo, spero che il paese possa dare quei segnali di cambiamento che sembra abbia iniziato, che permettano quindi anche di ottenere a ciascuno la gratificazione coerentemente con i propri obiettivi, però siamo tutti cittadini del mondo e dobbiamo confrontarci con il mondo e non solo con l'Italia. Dottoressa, il Rotary investe in formazione, investe nella scuola e quindi soprattutto investe nel futuro. Certo, è uno degli aspetti fondamentali della vita di ciascuno di noi.
non possiamo essere arroccati su noi stessi, ma dobbiamo guardarci intorno, dobbiamo guardare ai giovani, ai ragazzi, e per quel poco che possiamo fare come genitori, come persone, di dare degli stimoli, di dare degli orientamenti e forse anche dei buoni esempi. Questa viene definita la generazione della simultaneità, della rapidità, e la generazione che non ha valori, non ha sogni. Oggi abbiamo dimostrato con questo intervento che invece i sogni i ragazzi ce li hanno e li sanno anche coltivare. Sono perfettamente d'accordo. Gli incontri oggi con questi ragazzi ci dimostrano anzi che ci sono ragazzi di grande spessore, di grande valore, con grandi passioni, con capacità scolastiche e formative notevoli. Io credo nei giovani, vogliamo credere nel futuro e penso che dobbiamo essere ottimisti anche se realisti. Sicuramente portare degli esempi positivi è un modo per spronare i ragazzi a fare di più, a fare meglio. Certo, noi ci crediamo, lo facciamo con il nostro esempio nel campo lavorativo, professionale, anche con la vita che svolgiamo, cioè siamo tutte persone impegnate sia nelle attività professionali ma anche nel sociale, ecco, in questo che vogliamo chiamare nel servire. Sempre per quel poco e con grande umiltà, cioè non abbiamo la velleità di cambiare il mondo, ma sono piccole gocce che possono anche dare quella, come dire, un po' di rugiada in questo mondo che sembra a volte troppo catastrofico. Grazie da parte della comunità scolastica che rappresento, alla Club Rotary di Lucina, già sottolineato il dottor Pellegrino e della duplice veste, anche di presidente del Consiglio di Istituto di questa mattina. E spero di aver trasmesso messaggi positivi e incoraggianti e di non avervi spaventato invece. Allora, abbiamo già avuto modo di discutere ampiamente questa mattina di una serie di temi legati al merito, di una ricetta per il successo di un individuo, per il successo di una persona nella carriera e nella vita. Certosamente sia Orfina, presidente della Commissione per Scuola, il nostro relatore, il padrone di casa, ma un messaggio particolare devo dire che il governatore mi ha raccomandato di farlo, cioè, no? Inizia verso una sapere cosa vuole fare nella propria vita. Allora, sono contentissima per Beatrice perché è stata una alunna proprio brava. Grazie. Allora, Sindaco, grazie. È chiaro che essere presente dappertutto è difficile, ci fa piacere che ci sei e ci dai un saluto per questa circostanza. Grazie. No, io chiedo scusa, innanzitutto vi saluto tutti, chiedo scusa se non sono intervenuto all'inizio, ma sono gli ultimi giorni prima delle vacanze e mi piace terminare quello che c'è da terminare, c'è tanto di da terminare, non si termina mai in verità. E quindi niente, io voglio fare i complimenti a tutti quelli che già sono stati premiati, quelli che saranno premiati ancora, e voglio dire che non avete perso tempo. L'invito che voglio fare a tutti è quello che, se ci riflettete un attimo, se adesso lavorate un po' di più e studiate un po' di più, è un lavoro che vi risparmierete voi per il resto della vita. È stata una scelta consapevole che ho, perché è stata la fase della facoltà che mi è sempre piaciuta, quindi sono contenta della mia scelta e spero di poter proseguire nel miglior modo possibile perché ci metto tanta passione.
laurea in Cina all'Università Montespiano di Roma e niente, fare il professore è fondamentale per il mio bisogno, quello che ho fatto e ci sono riuscita. È importante metterci impegno, passione, però con i sacrifici ci si riesce. Con questi premi ci siamo assicurati per il futuro, per le nostre diciamo, età più avanzate, i medici, gli ingegneri, insomma tutte le categorie, i magistrati che insomma diciamo aspettavano. Allora, intanto parlaci un po' di te. Io ho studiato facoltà di scienze biologiche di Ancona e nonostante la mia provenienza da liceo scientifico e linguistico ho fatto questa scelta per la mia passione per la scienza e tutto ciò che gli affine. Loro hanno imparato le lingue, quindi quello che lei diceva è, loro l'hanno fatto già nel loro percorso di studi, adesso stanno facendo altro per arricchire il loro bagaglio e le loro conoscenze. Di Benedetta, beh, 5 anni insieme siamo stati, sono come figliuole. C'è sempre la lacrimuccia quando vanno via, però la felicità di poter intraprendere poi strade diverse, strade più importanti e prepararsi per il loro futuro. La semplicità fatta per sola. L'umiltà ed è sempre andata benissimo, un percorso di studi eccellente e così ha completato. Dall'architetto Donato Russo, per caso, che prende da Verona, quindi una comunità veronese. Allora, ci vuoi parlare un po' di te? Io ho terminato psicologia a Chieti e ho fatto questa scelta perché è una disciplina che ho sempre amato e ho deciso di seguire la mia passione. Professore, quindi qui abbiamo tutte quelle componenti di cui dicevamo, ci sono. E quindi auguri, insomma, abbiamo capito che ci vogliono anche le materie umanistiche perché aiutano anche le imprese di imprenditori, hanno bisogno adesso di voi, meno parole, quella mia. Architetto, cosa ci vuoi dire? No, era proprio il sacrificio, oltre dei ragazzi, io conosco i genitori suoi, il sacrificio anche dei genitori, e qui vanno veramente il ringraziamento. I genitori lavorano col sacrificio e riescono, diciamo, a consentire a tutte e due le figlie, che sono bravissime tutte e due, di seguire il loro sogno. Complimenti, grazie e saluta ai tuoi genitori. Questo altro che fa, io sono curiosa. Sono tutta una vita in
e noi vogliamo sempre con questi ragazzi confermare quello che ha detto il professore, quello che hanno detto altri relatori che negli anni passati ci hanno preceduto. E io prima dal posto avevo fatto una piccola riflessione, sentendo tutti questi ragazzi che hanno scelto delle facoltà che forse neanche immaginavamo al tempo nostro, chissà se questo premio Rotary fa scattare qualche molla in più, perché noi ogni anno invitiamo relatori che danno consigli di non rivolgersi e di non frequentare sempre le solite facoltà scontate. E devo dire che oggi mi sono meravigliato tantissimo e faccio i complimenti a tutti quelli che hanno scelto queste difficili facoltà. Grazie. Comunque per non chiudermi, alla fine però ho scelto l'università che fa per me e è stato confermato anche dal primo risultato che ho ottenuto. Mi sono trovata benissimo a Foggia e questo anche per la formazione che ho ricevuto qui a Liceo, non solo culturale ma anche umana. È stato molto importante questo per me. Io allora tu sei padre anche di una ragazza che ha ottenuto il massimo dei voti, vivi diciamo il discorso genitori università oggi, la scuola, quindi sei nel pieno di questi argomenti. Con due parole, dici il tuo punto di vista. Io voglio fare i complimenti a questi ragazzi, agli insegnanti e ai genitori. Vi devo dire che anche oggi, dopo tanti anni, sono 20 anni, sono Rotary, mi sono molto emozionato. Sento queste ragazze saranno il futuro nostro della nostra società, oltre a fare i magistrati sperando che non ci chiamino, però saranno il futuro e è un investimento importante perché la nostra società, il nostro mondo, il nostro Roma, la nostra Italia crescerà grazie alla preparazione che queste ragazze avranno. Io vorrei fare un applauso agli insegnanti che se più distrattati, se più si mettono tanta passione, perché il successo dipende dalla famiglia, dipende soprattutto dai valori culturali ed etici che gli insegnanti riescono a trasferire. È per questo che è una grossa responsabilità e mi auguro che siate coscienti di questa responsabilità. Complimenti a Ofina, complimenti al Presidente e complimenti al Professore. Riconosci un quid in te, se
secondo me, cioè si vede tutta la presenza dei, dei genitori che sono dietro questi, a questi ragazzi, almeno io credo che sia così in generale, la presenza è fondamentale dei, dei genitori. Qui, infatti mi trovo molto d'accordo con i consigli del professore, cioè quello di studiare lingue, di fare percorsi diciamo internazionali e quello di seguire appunto il proprio sogno. Grazie ancora e auguri a tutti.